Slavia Praga Milan, ragazzi, siamo al ritorno degli ottavi d'Europa League e oggi, ragazzi, vi dico quello che ho detto a René, perché io mi pronuncio sempre davanti a queste cose: non diamo mai tutto per scontato. Vantaggio di 4-2, l'altra volta era 3-0, ma ce la siamo cacata lo stesso. Ragazzi, testa, mi raccomando, stasera è un campo difficile, questi pestano e la Roma ne è consapevole, ragazzi, perché la Roma ha avuto parecchie difficoltà, appunto passato il girone per seconda contro una squadra che comunque secondo me non è tra le favorite per la vittoria finale. Eppure mi ricordo che qualcuno che ieri sera è uscito ai calci di rigore quando si affrontarono in, penso fosse Champions League nel lontano 2019, credo, non fece una grandissima partita. Quindi attenzione, perché sono questi campi che, amici amici, poi ti rubano la bici, ragazzi. Io, ragazzi, al di là del risultato mi auguro di giocare bene, poi magari se perdiamo 1-0, ma abbiamo giocato bene, sti cazzi. Però, perché comunque, ragazzi, so che può essere ostica, oggi vi posso anche concedere un pareggio. 1-1, secondo me, ragazzi, si va liscio come l'olio e andiamo ai quarti di finale. Magari un 1-1 senza sprecare troppe energie, ma già so che queste mie preghiere non saranno mai ascoltate, perché ormai vi conosco, conosco benissimo tutti, e so che oggi sarà un'altra immensa fatica, perché purtroppo mi avete portato a pensare questo. Io sto ancora aspettando il giorno in cui verrò smentito. Mi auguro che arrivi il prima possibile, però, ragazzi, non sono io nella testa dei giocatori. Maglia quella blu, viola, patchwork che ci abbiamo, patchwork, ma insomma, mezzo gelataio, infermiere, quello che è, che poi non è neanche brutta come maglia, sempre meglio di quella da Monnezzaro dell'anno scorso, e secondo me anche meglio di quella di 3 anni fa, quella blu, che non ci aveva senso. Per me era molto bella quella nera dell'anno dello scudetto. L'anno dello scudetto, secondo me, peccavamo sulla seconda maglia, quella con Orpanna, che secondo me non ci aveva senso. Detto questo, ragazzi, vado a cambiarmi perché è veramente tardi e ci vediamo. Stasera niente cappello, ragazzi, andiamo lisci come l'olio perché già è tardi e devo anche attaccare le cuffie a tutto il mio mega impianto che voi non vedete ma c'è. Ah, vi ricordo Musa, Tomori, Mignano e Calabria diffidati, quindi qualsiasi cazzata fanno, se la fa Musa o Calabria, tanto e tanto, ma se la fanno Tomori e Mignano, li siamo punto a capo. Ho panchina Benasser, Anders, Jovic, Calulu, insomma, in panchina i nomi non mancano, però io mi auguro onestamente che ci pensino prima i nomi in campo a risolvere la situazione. Cosa spesso desiderata e molto raramente accolta. Oggi sono particolarmente felice, quindi magari evitiamo di farmi incazzare dopo tipo 2 minuti e mezzo di partita come è successo contro l'Empoli, Dai, su, battono loro. Questa stagione europea, dillo che non ha mai perso. Non ha mai preso gol in casa lo Slavia Praga. Va bene, ragazzi. Si va. Poi Teo Hernandez sul flipper, può ricominciare da Maignan che rischia con il controllo. Poi riesce a toccare il pallone, subisce il fallo, ma Maignan ha voglia di giocare il pallone. Vedete sti retropassaggi qui? Vedete sti retropassaggi del cazzo? Non ti graziano le prossime volte, andiamo un po'. Beh, Maignan calcia la palla. Sbaglia Stanek, Leao, certo! Palla che gli passa lì. Già Maignan c'ha il polpaccio di vetro. E che cazzo, però. Alzarsi dalla panchina Sportiello. No, raga, no. Ok, è una botta. Troncato no, perché Troncato non si sarebbe rialzato, non avrebbe rinviato il pallone. Però come botta fa male, ragazzi. Come botta fa male. Come botta fa molto male. Ha problemi Maignan. Non ce la fa Maignan. Va giù, il ginocchio fa male. Probabilmente fate sto cambio. Dai. Entra Sportiello. Ma perché devi perseverare nell'essere coglione? Fai sto cambio e basta, no? Vedrete qua che recupero viene. No, Maignan, sei veramente stupido, cazzo. Cerca il cross.
Tomori vuole, oh, prende posizione. Maignan paratona col piede. Sono mica accorto io. Se resistiamo, questi non possono tenere questo ritmo 90 minuti. Ve lo dico io. Questo ritmo 90 minuti non lo tengono. Se fossero Liverpool, sì. Ma siccome non sono in Liverpool, non lo tengono 90 minuti. Che parata ha fatto Maignan. E si torna indietro. No, no. E si ritorna indietro. Ogni singola azione. La palla è nell'area avversaria. Si torna indietro. Poi sbagli il passaggio e questi ti infilano in contropiede. È sempre così. Due Loftus Cheek la fa uscire bene per Calabria, che però si dimentica il pallone. Milan aveva lo spazio per andare dall'altro lato. Poi ha visto un fallo il direttore di gara. Fatto male Calabria. Potrebbe essere neanche così negativa come cosa, se non il fatto che Florenzi è squalificato. Che pestone che gli ha tirato. E di quelli che fanno malissimo. Io non lo so, ma questo secondo me è giallo. Io non vorrei dire cose fuori da questo mondo, però secondo me è giallo. Se è rosso quello che hanno dato al tizio all'andata, a Diouf, questo è giallo. C'è il cambio, esce Maignan. Dai, su, ce l'ha fatta. C'è un check del VAR. Io ragazzi ho detto, secondo me è giallo. Hai veramente pestato... Lo va a rivedere. La gamba di un giocatore, no? Come fai a dire all'arbitro, non ho fatto niente? Grazie per farci vedere le play con la testa dell'arbitro davanti, grazie. Dell'intervento. Con Oles che va dritto sull'avversario, prova sì a proteggere il pallone, ma colpisce in pieno a Calabria. Io mi ricordo il rosso di Tonali a Benevento. Quel rosso a Tonali a Benevento che mi ricordo ancora fu un rosso sacrosanto. Qua porti via la caviglia del giocatore, eh. Dico giallo per restare basso. Eccolo, è rosso. Già il cartellino rosso in mano. Rosso. Rosso espulso per Oles. Volta della serata. Diouf. Ma che cazzo fai così, benzinaio 10. Di merda dell'allenatore loro? Oh, ci stanno ripagando tutti i rossi, eh. Ragazzi, che cartellini rossi siamo in credito noi, eh. Ma è un momento anche un po' che tocchi agli altri. Bravo, Teo! Hernandez in anticipo. E allora Milan prova a ripartire. Non fate nervosi la partita più di quello che è. Hernandez. Giroud. Giroud che è lento, però c'è Leao. Leao, no. Ma perché Giroud non passa? Non sa passare. Non sa correre. Non fa un cazzo. Ennesimo contropiede che non abbiamo sfruttato. E già qua non capisco. Intanto giallo per il benzinaio. Io qua non capisco perché Hernandez non abbia proseguito per Leao. Una punta che sappia anche usare i piedi. Ce la meritiamo o no? Rientra. Chiede l'1-2 a Olivier Giroud. La velocità di Pulisic. Pulisic, buono. 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 Tu Stanek. Sullo scavino. Che poi aveva pure fatto lo sgambetto il difensore. Era lanciato a rete, se cascava era rosso diretto, rimanevano in 9. Ragazzi, grande parata del portiere. Si è allungato un po' troppo la palla, quello che ha chiuso lo specchio. Però ragazzi, avete visto come sono infilabili questi, dai. E poi tutte le cose che denuncio sono a livello di gioco. Non a livello di chissà, sono a livello di gioco. Di gioco. Sono cazzate, bella dentro per Leao. Leao. Rafael Leao. Si divora l'1-0. Ha parato Stanek, vero? Importante di Stanek. Ha parato Stanek, ok. Era anche in posizione regolare, ragazzi. Secondo gol che ci caghiamo. Ma qua potevi fare il pallonetto, potevi metterla bassa. Domenica contro il Verona ste cazzate ne potete fare, dai. Non ci si fa a vedere una partita senza questi orrori. Non ce la facciamo. Guarda quanto sono scarsi questi ragazzi. Hernandez. Leao. Leao. Pulisic. E fallo. Fallo. Ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Per provare a mettere il lucchetto. Ce l'ha fatta. Del Milan 1-0. A 12. Madonna, 600 passaggi in area. Pareva il gol a Udine. Quella volta che segnò Romagnoli al centesimo. Non è fuorigioco di Giroud, vero? Totale 5-2. Tutto buono. Tutto buono. 1-0. Segna Pulisic. Ribuole Leao. Chiude Leao, Teo, bella dentro. Loftus! Al 36esimo sono 2. E dai, 6-2 totale. Distruggiamoli. Ti macellai qui. Queste sono le azioni che io vorrei vedere sempre. Non devono essere cose estemporanee. Queste sono cose che io voglio vedere sempre. Il miglior marcatore del Milan è Loftus Cheek. Questo la dice lunga su due cose. Una, Tonali. Due, abbiamo un problema che dovremmo avere una prima punta. Io mi chiedo come abbiamo fatto a prendere due gol da loro all'andata. È durato 20 minuti l'entusiasmo della Eden Arena.
Meno tutto di una chiavata. Hai volato anche primo giallo per il Milan. Tomori, no! No, 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 tutti lui no. Cazzo. Ecco, questo è il segno che beccheremo il Liverpool, ragazzi. Sarà almeno tipo 8 di recupero. Mezzo anche non field review per il rosso. Ragazzi, ragazzi, ma che quanto visionario sono. Darà almeno 8 di recupero, tempo 10 secondi, 8. Va bene, vado a scaldare l'acqua per la pasta. Può andare dall'altro lato. Leao. Pulisic, Leao. Puntare Aggo, Leao si accende Leao. Per il destro giro! Rafael Leao! L'ha incastrata. L'ha fatto brutto. L'ha fatto brutto, ragazzi. Pioli lo diceva. Dove cazzo l'ha messa? 3-0. 7-2. Riusciamo a arrivare a 10? No, non riusciamo mai a arrivare a 10. Vi ho dovuto maledire veramente malissimo, ragazzi. Giocaste così tutte le domeniche. Ma ragazzi, io vi avverto, non voglio fare uccello del malagurio, ma vedete le prossime tre partite di Serie A cosa patiremo. Verona, Fiorentina e Lecce. Vedrete, ragazzi. Vedrete. C'è la Roma, ha perso 2-0 qua. Vabbè che c'è Mourinho in panchina, però io l'ho detto già giovedì scorso che queste erano scarse. Non mi avete voluto credere. E questa ne è la prova. La prova che c'ho sempre ragione. Finisce qua, ragazzi. Finisce il primo tempo 3-0. Non c'è stata veramente partita. Qualcuno potrebbe dire: la vorrei rigiocare in 11 contro 11. Sì, per carità. Ma penso che il Milan si stia meritando queste quarti di finale. Senza se, senza ma. Ci vediamo per il secondo tempo, dove almeno non fateci annoiare. Fatene un altro paio. Oh, che vi devo dire. Eccoci, signori. Battiamo noi. Non trovo le cuffie. Vabbè, arbitro, appena vuoi, noi siamo pronti, eh. Via. Te la tocca a Lulu, bene così. Sì, abbiamo un ospite oggi. Giroud, bella, Leao, Leao, Leao. Leao chiuso. Sei un coglione. Che cazzo. Tira. Voleva scartare il portiere, il fenomeno, no? Che poi dicono Milano, Milano, vaffanculo. Milano è l'altra squadra. Fate benissimo, sono con voi. Tra pronto, Václav Jurečka. Fra pronto. Vabbè, oddio, succede, cioè quando devi parlare tipo per 2 ore di fila. Io mi impappinirei molte più volte. Ciao. Giroud. Giroud. Basta sbagliare gol, basta, vi prego. Niente, oh, rigore in movimento. Che è successo? Qualcosa da dire ai tifosi? Insulti razzisti a Leao? Sai che fai? Ti giri con molta nonchalance. Hernandez e vai via. Niente, volete 8 minuti di recupero anche nel secondo tempo. Incredibile. 14 minuti è durato questo calcio d'angolo per mandarlo fuori. Bellissimo. Vabbè, classico, ragazzi. Jurečka dentro. Prova la conclusione, Tomic. No, raga, il gol subito anche oggi no, eh. Tonna, sta entrando. Chi cazzo è il 10? Fratello di Insigne, è uguale. Ah, Zafiris, cazzo, è Insigne. Christos Zafiris, che Zafiris per noi sarà Lorenzos. Ovviamente la quarta partecipazione a questa competizione. Zafiris, buona giocata dietro lo 2. Zafiris, Jurasek, bel gol. Grande sinistro a giro. Lo dobbiamo prendere per forza, ragazzi. Jurasek. 3-1. Vai, stringetevi le mani. Bravi, 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 bravi. Mongolino d'oro. Vabbè, almeno si è visto qualcosa nel secondo tempo, ragazzi. Errore di Ciao. Peccato, poteva essere il terzo clean sheet in 4 partite. E invece, ragazzi. Ragazzi, vabbè, l'abbiamo dominato in lungo e in largo. Però prendere 3 gol da loro è grave, eh. Beh, non capisco perché ci fermiamo con i gol. Cioè, una volta che i gol sono fatti, giochiamo a palla c'è e palla non c'è. È triste sta cosa, è triste. Fateo, morbido, per Giroud. Non Giroud, oddio. Che colpo di testa, mi sono completamente perso. Peccato. Che è bel colpo di testa. Peccato centrale, ragazzi. Peccato. Vabbè, finirà così, ragazzi. Potremmo fare il quarto. Giusto buono per le statistiche, invece. Fatti una determinata quantità di gol e Milan proprio non attacca più. Dai, fai finire sta partita. Io ci speravo nel quarto, però giustamente, ragazzi. Dobbiamo addormentare la partita per forza. Fischia! Fischia! Che due coglioni. Basta, fine. Ci si vede domenica. Stop. Basta, rotto i coglioni, basta. Si vede quarti, domani sorteggio. Tanto beccheremo il Liverpool. Sicuro, sicuro beccheremo il Liverpool. Il Leverkusen che stasera il Karabag lo distrugge. Io vorrei beccare in Marsiglia, vorrei. Però vabbè, ci si vede domenica. Poi